Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, oggi 13 aprile, da oggi, io che sono sessantenne, qui a Roma, quindi nella regione Lazio, posso prenotare online il mio vaccino, vedrò dove poi verrò indirizzato e con quale vaccino mi sarà inoculato. Sul fronte dei vaccini e della campagna vaccinale anti-Covid si procede sempre con grande confusione a tutti i livelli. Io poi appunto sono a Roma, nel Lazio, dove ho scelto di venire a vivere e a lavorare, non si sa bene perché, si vede un karma. Sono a Roma da 35 anni, essendo nato a Como, dove ho studiato alle scuole elementari intestate a Filippo Corridoni. Poi alle medie in una scuola che si chiamava Ugo Foscolo e poi nel liceo classico intitolato ad Alessandro Volta, il mitico liceo classico Alessandro Volta di Como, dove io ero uno studente debosciato e scapestrato e invece c'era all'epoca, nei miei stessi anni, in un'altra classe, uno studente molto più con la testa sulle spalle e più bravo di me, che si chiama Mauro Magatti. Il quale a conferma io sono diventato un imbrattacarte, lui invece è diventato prima un economista, dopo essersi laureato alla Bocconi, economista, e poi, per non farsi mancare niente, sociologo, titolare della cattedra di sociologia nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. Ha scritto una serie di libri, è editorialista del Corriere della Sera. Partecipa al dibattito culturale del nostro paese perché esiste un dibattito culturale. Poi magari uno così affascinato dai nomi che vanno di moda o dalle personalità particolarmente eclatanti, no? Attirato dal fuoco o dalla luce delle polemiche, finisce instradato verso altri lidi quando appunto leggendo gli articoli di Mauro Magatti e di persone come Mauro Magatti che appunto contribuiscono in maniera serena e pacata, magari uno si lascia sfuggire. In più, dicevo, una produzione letteraria, io l'ho intervistato per la verità ai tempi dell'uscita del libro Cambio di Paradigma, poi ne ha scritti altri, e insieme lo dico non come particolare che va a violare la sua privacy o con una tendenza gossipara, insieme a Chiara Giaccardi, che è sua moglie, conosciuta ai tempi del liceo Alessandro Volta negli anni 70. Buongiorno Magatti e grazie di aver accettato il mio invito. È sempre piacere, grazie, grazie a voi. Allora, Mauro, ti do del tu da ex compagni di liceo. Vorrei con il tuo aiuto oggi mettere un po' a fuoco i tempi in cui stiamo vivendo. Io sono partito parlando del caso mio, che è un caso marginale, un sessantenne che oggi prenoterà online il proprio vaccino. Siamo passati in un anno, un po' se vuoi, dall'avere paura del Covid alla paura dei vaccini. E comunque sempre di paura si tratta. E poi di pandemia sanitaria che si è trasformata anche purtroppo in pandemia economica, in pandemia sociale per gli effetti che ha. Abbiamo visto gli scontri, le immagini poi spontanee, quelle proteste, qualcuno ha soffiato sul fuoco. E in più, perché so che è un tema che ti è caro, diciamo così, la qualità dell'informazione è anche una infodemia, cioè una pandemia dal punto di vista dell'informazione. E allora parti da dove vuoi, però intanto la prima immagine che ci consegni dei tempi che stiamo vivendo. Sì, uso due idee che spero possano essere utili. La prima è che noi abbiamo costruito negli ultimi decenni, no? In particolare quella grande svolta che è stata la caduta del muro di Berlino nel 1989, che ha dato il via alla famosa globalizzazione. Abbiamo costruito un mondo potentissimo. Pensate che il PIL del mondo, cioè la produzione complessiva di ricchezza, è raddoppiata in 20 anni. Letteralmente centinaia di milioni di persone sono uscite da condizioni di povertà e sono andate verso il benessere. Quindi
da un certo punto di vista è un mondo straordinario, ma è un mondo caotico, o come si dice in gergo più tecnico, entropico, che produce grande disordine, disordine ambientale, disordine nelle disuguaglianze, spinta alle migrazioni. E questo disordine causa alla fine degli shock. E in meno di 20 anni abbiamo avuto 3 grandi shock globali. 2001, le Torri Gemelle, rapporto tra le culture, tra le religioni, col terrorismo che ancora gira per il mondo. 2008, shock finanziario, con tutte le conseguenze economiche e sociali che hanno poi prodotto il populismo. E questo terzo grande shock, la pandemia sanitaria, che dura da più di un anno, che incide dal punto di vista economico, sociale, della percezione, delle paure, no? Ecco. Quindi la prima osservazione che farei è questa, no? Che noi viviamo in questo mondo così contraddittorio, che poi naturalmente è sempre la storia degli uomini e delle donne. Siamo lì in mezzo. E la seconda considerazione che farei è che una volta si diceva che la religione era l'occhio dei popoli. In questi mesi abbiamo visto che c'è un altro occhio che viene diffuso a piene mani, cioè il racconto che state tranquilli perché tanto adesso tra 3 mesi c'è la ripresa economica, c'è il rimbalzo economico, tutto tornerà come prima, che è come dire siamo in mezzo al casino, però vedrete che andrà tutto bene. Non che non ci sarà ripresa economica, ci sarà sicuramente, non che questa dimensione non sia importante, ecco, però viene presentata come una magia. In realtà, e chiudo questo primo intervento, no? Questo è un tempo che nessuno di noi, nessun uomo, nessuna donna, il presidente degli Stati Uniti, Putin, il presidente della Cina, chi volete voi, è in grado di controllare. Eppure ha bisogno di tutti noi, e tutti noi siamo qui per gestire la nostra vita privata, i nostri affetti, le nostre cose belle naturalmente, ma anche per evitare che questo caos dentro cui siamo finiti si trasformi in cose ancora peggiori. Io non voglio assolutamente essere negativo, anzi sono positivo, però noi non abbiamo davanti cose belle se non prendiamo un po' responsabilità collettiva. Dunque, ci sono almeno 3 o 4 suggestioni a cui vorrei non replicare, su cui vorrei soffermarmi. Comincio dalla prima. Intanto, diciamo così, ti faccio un piccolo sommario. Hai nominato Biden, hai nominato Putin, aggiungerei Erdogan, mettiamo il leader cinese, non hai menzionato Papa Francesco, ma poi ci arriviamo, nel senso che poi anche il Papa, no, deve calarsi in questa dimensione pandemica terrena, cercando di inserire il suo magistero, no, nella spiegazione come conseguenza del disegno di Dio. Tu sei un cattolico, ma adesso ci arriviamo con calma. Mi interessa una cosa, mi è piaciuto il passaggio del ma in fondo sì, questa è una sorta di parentesi, poi ne usciremo migliori, ed è una cosa che ci trasciniamo almeno dal lockdown precedente, andrà tutto bene, facendo gli scongiuri, ne usciremo migliori. Io già all'epoca dicevo, sarà che arrivato a 60 anni ho un certo scetticismo circa la capacità dell'essere umano di imparare dai propri errori, però va bene, magari sono in una fase pessimistica e vedo il bicchiere mezzo vuoto. Però mi ricordo che quando ci siamo parlati in occasione dell'uscita di cambio di paradigma, tu mi avevi detto sono tempi complicati, difficili, perché siamo in una fase di individualizzazione del conflitto, nel senso che ti riferivi al fatto che poi ciascuno vedeva l'altro prossimo a lui o non necessariamente prossimo a lui come o un avversario o un nemico. Quanto l'individualizzazione del conflitto ci tornerà indietro quando finirà la pandemia sanitaria?
Ma guarda, questa è una domanda molto interessante perché in realtà l'individualizzazione, che è un processo di lungo periodo e che poi si è accelerato alla fine del Novecento, piccola nota da professore universitario, no? L'individualismo è un movimento culturale, per cui appunto secolare, che ha sottolineato l'importanza della libertà, dell'autonomia individuale e così via. L'individualizzazione è l'organizzazione concreta, quotidiana della vita, per cui noi siamo sempre più separati dagli altri, negli affetti, nel lavoro, nell'attività che facciamo. Chiusa la parentesi. L'individualizzazione, che è un polo, tende sempre a rovesciarsi nel suo contrario, nella collettivizzazione. Per cui noi vediamo che nella nostra società c'è da una parte una spinta formidabile, diciamo, per citare Vasco Rossi, ciascuno a essere perso dietro i fatti suoi, no? E se ciascuno si perde dietro i fatti suoi, alla fine il rischio è che soprattutto se le cose non vanno tanto bene, se vivi in un quartiere sgangherato, se la tua situazione professionale non è buona, alla fine è che quell'individuo solo se la prenda un po' col mondo e poi con qualcuno contro cui scaricare la propria insoddisfazione. Dall'altra parte, però, questi io isolati tendono a formare dei gruppi molto chiusi, identitari, no? Una specie di identità collettiva che ricostituisce l'io su scala più grande. Per questo, diciamo, nelle società contemporanee, noi vediamo contemporaneamente questa frammentazione del conflitto sociale. Ciascuno alla fine pensa e si interessa solo dei propri affari e non riesce più a riconoscersi con un gruppo, con una comunità di destino, con una classe, come si diceva una volta. E al tempo stesso, il ritorno dei nazionalismi, il ritorno dei fondamentalismi religiosi, il ritorno dei muri, la sindrome del muro, come la chiama Massimo Recalcati, e questi due fenomeni convivono, come una specie di oscillazione tra un estremo e l'altro. E allora qual è il punto rispetto alla pandemia? Il punto è che dopo un momento in cui ci siamo sentiti solidali, l'anno scorso, tutti sulla stessa barca, a un anno di distanza vengono fuori le tante differenze, il fatto che non è che siamo stati tutti colpiti alla stessa maniera. Io ho uno stipendio fisso, non ho perso neanche una lira, ho aumentato i risparmi perché ho consumato di meno. Altre persone hanno addirittura guadagnato dalla pandemia, altre hanno visto schiantare il proprio reddito, altre hanno perso il lavoro. E noi non riusciamo a gestire questa complessità, per cui il rischio è che il conflitto, appunto, che descrive questa individualizzazione delle situazioni, poi esploda con forme di nuove chiusure, di nuove io che diventano dei noi chiusi. Tu hai evocato la caduta del muro di Berlino nel 1989, no? E sembrava che il mondo fosse incamminato e destinato alle magnifiche sorti e progressive, tanto che un tuo insigne collega scrisse addirittura un saggio sulla fine della storia, cioè in sostanza, venuto giù il muro, adesso la metto giù in maniera grossolana, Mauro, mi scuserai, ma caduto giù il muro, sconfitto il comunismo, aveva vinto, diciamo, il capitalismo, ma il capitalismo inteso anche come sistema di valori, il liberalismo, no? La democrazia. Dopodiché ci ritroviamo nel 2021, sono in sostanza passati 30 anni e non siamo messi benissimo a livello geopolitico, o se vuoi, più banalmente anche nelle faccende di casa nostra. Tu hai scritto un articolo che io mi sono messo da parte, se adesso riesco a non fare un disastro, a proposito per avvenire, viviamo un tempo straordinario. Il titolo del giornale è stato "Viviamo un tempo straordinario, la politica sappia indicare il futuro". E tu partivi in questo editoriale del 10 marzo dicendo:
Se il 3 marzo di 3 anni fa, giorno delle ultime elezioni, ci avessero raccontato gli sviluppi della legislatura, non ci avremmo creduto. Siamo riusciti a fare 3 governi in 3 anni, alla faccia della stabilità e della governabilità, peraltro 3 governi, uno diverso dall'altro, con alcune anomalie, lo stesso Presidente del Consiglio che passa da una maggioranza alla maggioranza opposta e poi al governo Draghi. Siccome hai fatto un riferimento anche al fatto corretto che tu non hai perso, hai detto lire, essendo anche tu classe 1960, non hai perso una lira e neanch'io, e neanche mia moglie, e neanche molte persone del pubblico impiego che più o meno hanno avuto lo stipendio garantito, mentre chi, non so, aveva una piccola attività in proprio, un buchetto dove faceva la pizza al trancio, mettiamola così, non riesco a immaginare un esercizio pubblico, no? Più tra virgolette modesto, non il grande ristorante, la pizza al taglio. Ha dovuto chiudere, nel frattempo doveva continuare a pagare le rate del mutuo, pagare l'affitto. Appunto, gente che ha visto schiantato il proprio reddito, schiantata la propria attività. Cosa pensi delle proteste di questi giorni? Sicuramente hai una chiave di lettura, tenuto conto che poi ci sono anche persone che dicono: ma questi ristoratori dell'hashtag io apro. Ma che vogliono? Fra di loro ci sono gli evasori fiscali. E poi, se uno ha scelto l'attività privata, sa benissimo che il rischio di impresa è connaturato all'attività privata. Ti è andata male, pazienza, alla faccia della solidarietà. Prego, Mauro. Beh, si tocca naturalmente un nervo molto scoperto, molto duro. Allora, che qui faccio alcune brevi considerazioni. Beh, la prima è questa: naturalmente la violenza non è mai accettabile. Questa è la prima cosa, che bisogna dire, perché la strada della violenza non porta da nessuna parte, porta solo del male per tutti. Quindi bisogna rifiutare con forza che l'idea che le manifestazioni poi finiscano in situazioni che vanno in quella direzione. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, io continuo a osservare, l'altra sera ero in un dibattito con il vice segretario del PD, la supponenza dell'elite. Cioè, la dico così, no? Noi, appunto, l'ho accennato prima, noi viviamo in un mondo straordinariamente potente, straordinariamente complesso. Ci sono delle cose che non riusciamo nemmeno a capire, diciamo, nemmeno gli studiosi, nemmeno chi ha posizione di potere. E poi ci sono le vite personali, le vite individuali, che sono quelle che contano, no? Ecco, si continuano a fare discorsi che pensano sostanzialmente quasi unicamente al funzionamento dei sistemi, che pur sono cose importanti, e le vite delle persone ci rimangono in mezzo. E vabbè, se in questo caso la pandemia, se ci sei rimasto in mezzo, vabbè, ci dispiace, ma sono affari tuoi. Ecco, questo secondo me è un vulnus molto grave. E il ruolo della politica, che non è più quello del secolo scorso, è un ruolo importante per creare delle mediazioni tra questi grandi processi sistemici dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della tecnica, e le vite delle comunità, le vite delle persone. Se la politica non sta lì in mezzo a mediare, cioè mediare vuol dire trovare il modo perché le vite personali, le vite delle comunità stiano dentro e facciano i passaggi necessari per convivere con questi grandi sistemi, non serve a niente. E questo è uno diciamo, per me questa è la critica di fondo che dobbiamo muovere alla, tra virgolette, elite politico-istituzionale di questo paese, che negli anni, ormai da tempo immemorabile, non riesce a fare questa mediazione. Naturalmente in quell'articolo dicevo che, diciamo, Pirandello non sarebbe stato capace di scrivere un racconto sul nostro Parlamento, perché in questi 3 anni è veramente successo tutto il contrario di tutto. E questo ci dice però che la nostra debolezza sta proprio nell'oscillare anche lì tra gruppi che vogliono semplicemente scimmiottare quello che fanno gli altri, e noi non saremo mai nell'Inghilterra, nella Francia, negli Stati Uniti, nella Germania, e dall'altra parte gruppi, i tanti che pensano che quelle sfide che ci vengono dal mondo
A noi non ci, ce ne possiamo fregare perché noi siamo furbi, intelligenti, ce la caveremo sempre. Ecco, io penso che dopo questa pandemia, col debito al 160%, in un mare tempestoso, se non troviamo il modo per riscrivere un patto, noi forse vaccineremo le persone, se ce la facciamo. Ma ci aspettano anni durissimi. Mentre invece sono convinto che ci sarebbe la possibilità per un grande rilancio del paese, sfruttando il recovery plan e sfruttando le condizioni che le nuove tecnologie e la questione della sostenibilità pongono. E io continuo a sperare che prendiamo la strada giusta. Allora, intanto, visto che tu padroneggi benissimo la lingua italiana, hai esordito in questo ultimo intervento dicendo la supponenza delle elite in questo dibattito con il vice segretario del PD o la vice segretaria del PD, scusa, Ma uomo. uomo, perfetto. Non era riferito al PD, era riferito tout court al perfetto. Chiarito questo. Questa crisi sta accentuando, diciamo così, la sperequazione sociale, economica, gli squilibri. Abbiamo detto dei nostri redditi, pensiamo al patrimonio personale del padrone di Amazon, Bezos, il quale ha guadagnato 60, suo personale, non della società. Il suo patrimonio adesso è l'uomo secondo Forbes più ricco del mondo dal punto di vista patrimonio personale, 177 miliardi di dollari. Ecco, in questo mondo la Chiesa e Papa Francesco, che tra l'altro ha fatto questa dichiarazione che a me sembrava ovvia, e cioè di dire che la condivisione, la comproprietà non è scritta nel manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, ma è stata ricordata da Nostro Signore. I Vangeli sono lì a testimoniarlo. Tra l'altro, Nostro Signore che a un certo punto scacciò a pedate nel sedere i mercati dal Tempio. Che ruolo può giocare Papa Francesco, il quale poi ha tutta una serie di situazioni che riguardano, diciamo così, l'amministrazione terrena del Vaticano? No, no, ma invece come guida spirituale, Mauro. Ma guarda, Papa Francesco sappiamo che è il primo Papa, diciamo, non europeo, non occidentale, anche se poi lui naturalmente ha studiato anche in Europa e conosce bene la nostra storia. Ed è il primo Papa, non è il primo Papa, ma insomma è un Papa che vive la fine del marxismo. Il marxismo, secondo alcuni studiosi, io la penso così, è stata una grande eresia del cristianesimo, no? Il paradiso diventava il socialismo e appunto la fraternità diventava la costruzione, diciamo, in terra di questa società perfetta in cui tutti ci saremmo voluti bene. E io penso che lui stia cominciando a segnare la strada di un cristianesimo post-marxista che può minoritario. Perché il cristianesimo ovviamente non è più, diciamo, non fornisce più il collante valoriale delle società contemporanee occidentali, che sono questo collante sostituito da un mix tra fede nella scienza, nella tecnologia e individualismo radicale, che attraversa, tanto la destra e soprattutto la sinistra. E il cristianesimo, sta cercando di riposizionarsi appunto in questo nuovo scenario e per fare questo, deve scrostarsi prima di tutto dentro la propria struttura e nel proprio discorso, dalle vicende degli ultimi secoli. Quando il Papa appunto parla di questo tema della condivisione e dice questo è il cristianesimo puro, ha perfettamente ragione. È un tema di cui il marxismo si era appropriato, anche portandolo verso conseguenze sbagliate, ma noi lo vediamo benissimo. Lui, Papa Francesco, ad esempio, è una delle poche voci, anche su questo io ho scritto sul Corriere, che insiste sul fatto che il vaccino non può essere semplicemente legato ai brevetti di alcune case produttrici, non ha nessun senso.
né dal punto di vista economico, né dal punto di vista politico, né dal punto di vista morale. Il vaccino, come fu nel caso del vaccino per la polio, è un bene comune globale. Il più velocemente possibile dobbiamo fare in modo che ci siano tanti produttori, il sistema legale c'è, che è la licenza obbligatoria, diventino capaci di produrre vaccini. Questa è una scelta intelligente su scala macro che dimostra il fatto che il mercato, che è una cosa utile, può tranquillamente, deve convivere con il ruolo dello Stato e la disponibilità dei gruppi e delle persone a alimentare quel senso di solidarietà senza il quale le società implodono. Un flash in chiusura, Mauro, ringraziandoti di nuovo di essere stato con noi. Nel 2014, con tua moglie Chiara Giaccardi, docente anche lei, avete scritto un libro, Generativi di tutto il mondo, unitevi. Io, sull'onda dell'entusiasmo, nel 2015 sono diventato papà alla veneranda età di 55 anni. Ovviamente non ti riferivi a quel tipo di generatività, presumo, ma io l'ho preso così. Beh, allora, intanto quel libro ha generato tante cose, perché ormai ci sono tante realtà, c'è un'alleanza di organizzazioni, c'è un gruppo che si occupa di nuove forme dell'abitare, stiamo lavorando per riformare il welfare di tante città, insomma, sono nate tante cose. L'idea di fondo è questa, che noi siamo diventati prima bravissimi a produrre con la rivoluzione industriale. Poi abbiamo detto, visto che produciamo tantissimo, dobbiamo diventare degli ottimi consumatori, secolo scorso, siamo diventati dei consumatori. Allora la domanda è, c'è qualche cosa che viene dopo questo circuito produzione-consumo? E allora la parola generare, che noi riduciamo all'elemento biologico, che certamente è un aspetto importante, la parola generare è una parola molto antica che risale appunto al greco, che significa che, diciamo, l'atto creativo più importante, più bello, che ci dà la più grande soddisfazione, è quando noi facendo qualcosa di concreto, insegnando, mettendo su un'impresa, facendo il pizzaiolo o qualunque altra cosa. Ecco, facendo delle cose concrete, esprimendo il nostro talento, le nostre capacità, alla fine capiamo che il movimento del far crescere altri, diciamo, far diventare altri anche loro artefici della loro vita, è il movimento esistenziale, più profondo che possiamo fare. E che quindi l'elemento generativo è un elemento che attraversa la vita sociale e noi dovremmo pensare delle forme di organizzazione e delle forme di convivenza politica che sostengano e favoriscano questa dinamica generativa. Questo perché noi dobbiamo uscire da questo circuito produzione-consumo, perché il circuito produzione-consumo distrugge il mondo, l'ambiente e distrugge alla fine la stessa vita. Allora, grazie Mauro Magatti, io vi invito ad andare a consultare Google per vedere i tanti libri che ha scritto, l'ultimo dei quali insieme a sua moglie Chiara Giaccardi, Nella fine e l'inizio, o ne stai già scrivendo un altro? Vabbè, ce lo verrai a presentare appena arriva in libreria, Mauro, va bene? Certo, Allora, intanto grazie a assolutamente. Mauro Magatti che ha illuminato questa porzione di tempo che stiamo vivendo. Domani lo faremo in maniera più prosaica con Alfredo Tommaselli, che è un ristoratore e che ha due esercizi, uno a Roma e a Milano, e ci faremo raccontare come stanno vivendo e questa fase i ristoratori e il tempo delle proteste che magari qualche volta vengono anche sollecitate da elementi esterni. Bene, grazie Magatti, grazie a tutti voi, restituisco la linea a Milano, ci rivediamo domani. Buona giornata.